La chiesa ridotta all'ultima desolazione. Dal diario della beata Elisabetta Canori Mora. L'8 dicembre del 1816, festa dell'Immacolata Concezione della Santissima Vergine Maria, nostra tenerissima madre, nell'assistere alla messa cantata si raccolse il mio spirito intimamente. In questo tempo Dio si degnò di sollevarmi ad un grado molto particolare di unione. Mi mostrò la sua divina giustizia sdegnata contro gli uomini e fui trasportata in spirito in un luogo eminente, dove mi fu mostrata l'orrida scena del tremendo castigo che Dio sta per mandare sopra la terra per i nostri enormi peccati. Io al solo rammentarlo sento riempirmi di terrore e lo spirito è sopraffatto da profonda mestizia. Prego incessantemente il Signore a mitigare il suo sdegno per i meriti del suo santissimo figliolo Gesù. Mi si fece dunque vedere l'orrida scena. Mio Dio, qual terrore! Vidi da un lato la morte del nostro sommo pontefice. Dio tutto piacevole a sé lo chiamava e lui piacevolmente ne riceveva l'invito, placidamente se ne moriva. E alla sua morte ecco la gravissima rovina della nostra Santa Madre, la Chiesa. Ecco Dio sdegnato contro di noi. Oh che spavento, oh che timore! La nostra cara Madre, Maria Santissima, stava a braccia aperte per riparare lo sdegno di Dio. Ma Dio non ascoltava né preghiere, né sacrifici, né vittime. Ma eccoci già schiavi di un barbaro che inferocisce contro di noi e della nostra madre, la Santa Chiesa. Povere religiose, poveri religiosi, tutti fuori dei sacri chiostri, sarete espulsi non con dolcezza, ma a viva forza. Erano devastati i sacri templi, il culto di Dio era profanato. E da chi? Da quelli che per ogni ragione dovrebbero sostenerla. Erano quelli che sfacciatamente si ribellavano e cercavano la totale distruzione della nostra cara madre, la Santa Chiesa, ed in un momento era da questi figli ribelli ridotta all'ultima desolazione. Ma buon per il piccolo gregge di Gesù Cristo, che fedele e costante al suo Dio in mezzo a tanta barbarie, seppe conservare pura ed intatta la divina legge del Santo Evangelo ed i suoi dogmi sacrosanti. Le fervide preghiere dei buoni fedeli presto mossero il cuore di Dio a liberarci dalla fiera persecuzione. Improvvisamente si vide uno splendore che circondò la nostra cara madre, la Santa Chiesa, e i fedeli figli suoi. Ed in un momento, da mano onnipotente, furono distrutti i fieri persecutori. A questo prodigio, di nuovi figli si vide arricchita la Santa Chiesa, quelli che non credevano in Dio, ma che all'apparire del nuovo splendore divennero seguaci del crocifisso. Dinanzi a tutto questo gran teatro di affanni e di contenti, non so dire in che situazione rimase il mio spirito e credetti addirittura di perdere la vita.